piangere stasera. Ancora qui nella cornice del castello di Guarene per questa prima tappa di Miss Universo, una tappa importante che ci presenta adesso Elisa Muriale con queste splendide ragazze alle sue spalle. Buonasera a tutti, innanzitutto benvenuti a Castello di Guarene per questo primo evento di Miss Universo Italia Regione Piemonte. 12 sono le concorrenti di questa sera che si contenderanno il primo posto che permetterà ad una sola di loro di accedere direttamente alla finale regionale prevista tra agosto e settembre. Sono tutte meravigliose e non vedo l'ora di farvele conoscere, forse l'avete già viste sulla rivista Idea, però questa sera soltanto 12 di loro concorreranno al titolo. E speriamo in bene, sono tutte belle, io davvero sono tutte bellissime, io meno male che non devo scegliere io. Elisa, come le hai scelte, come sono arrivate a te queste fanciulle? Ma non lo so, molti di loro le conoscevo già e ho già lavorato con molti di loro, però non lo so, forse perché ho detto loro: ragazze, voi meritate qualcosa di bello, di concreto in questo mondo e io voglio poterlo realizzare insieme a voi. Spero di essere un punto di riferimento per loro e soprattutto dalle concrete possibilità, perché questo è importante. Certo, io ti ringrazio, allora un grande in bocca al lupo per questa prima sfilata e per questo debutto di tutte queste meravigliose fanciulle. Grazie. Grazie a voi. Siamo qui con Marco Ciriaci, patron del concorso Miss Universo Italia. Buongiorno Marco. Buon pomeriggio a lei. Allora, siamo quasi pronti per la sfilata qui nel castello di Guarene. Questa splendida cornice accoglierà 12 ragazze meravigliose. Insomma, ci dica qualcosa. 12 meraviglie degne di una location così bella, perché è una location principesca. Vero. Quindi 12 ragazze molto belle che ho avuto il piacere di conoscere nel backstage. Sono perfettamente in stile con quello che ci circonda, perché è tutto veramente molto bello. Complimenti ad Elisa, alla quale ho dato fiducia e la sta ripagando. Se buongiorno si vede dal mattino, beh, che dire, 10 e lode, complimenti, brava, veramente. Elisa veramente ha coordinato queste fanciulle che sono state scelte, lo voglio ancora ripetere, sul territorio del Cunese. E insomma, ci resta solo che assistere a questa splendida sfilata e in bocca al lupo per tutto, allora. In bocca al lupo, in bocca al lupo a tutti noi. Grazie mille. A lei.